resistencia ha habido a lo largo del tiempo, tanto en lo cotidiano como en lo coyuntural, y también querríamos saber más sobre las características de esas formas de resistencia, cuáles son los rasgos fundamentales de esas resistencias y si hubo algún espacio en lo público, en lo privado, etcétera, en que fueron más visibles esas formas de resistencia. Le resistenze quali possono essere? Domanda. Possono essere tantissime. Ovviamente la resistenza per eccellenza è la resistenza fisica, cioè il combattimento, l'espressione più alta, ma poi ci sono mille altre forme di resistenza che del resto la vostra domanda sottende. Quindi penso al ricatto al potere, uno strumento che viene utilizzato regolarmente. Penso alla dissimulazione, penso anche alla fuga, penso ovviamente e soprattutto alla costruzione di pratiche illegali di comportamento, tra le quali per eccellenza il contrabbando assume una funzione assolutamente fondamentale. Cioè è un mondo entro il quale si muove un sistema di interventi che possono essere condotti in gruppo, in strutture molto organizzate, a livello individuale e via di seguito, che rispondono a questo tipo di bisogno di porsi dialetticamente con strumenti compatibili alle capacità dei singoli e dei gruppi di fronte a un potere. Gli spazi entro i quali vi possono essere le ribellioni, come dicevo, sono talmente ampi che è veramente difficile riuscire a creare delle categorie. Io penso che un elemento che potrebbe davvero portare ad un ragionamento organizzato relativamente a questo punto è partire da un'altra questione, cioè partire dal piano delle legittimazioni, cioè i poteri, quali che siano, che hanno delle forme di legittimazione più ampia, quindi hanno comunque sia persone che si riconoscono nel potere e quindi esplicitano le forme di ribellione all'interno di forme ortodosse e che quindi il potere è in grado di gestire, ebbene questi casi sono casi nei quali un piano di legittimazione ampio riesce a marginalizzare una componente, diciamo così, sociale o di casi sociali o di casi personali o di situazioni di contrasto che come tali possono essere poi affrontati con mezzi che possono essere i più diversi, ma in cui la disparità delle forze è evidente e quindi contemporaneamente diventa anche estremamente variabile il piano dei risultati della possibile ribellione. Quindi si hanno ovviamente i casi disperati di ribellione già votata alla sconfitta e alla fine, oppure tutte le forme indirette di ribellione non visibile o ribellione in cui chi si ribella non venga individuato. Un altro elemento che si potrebbe dire è che lo spazio di azione delle ribellioni possa essere comunque sia ricondotto allo spazio nel quale si esplicita l'azione delle istituzioni che portano a forme di coazione nei confronti della popolazione alle quali ci si tenta di ribellare. Allora, possono essere tantissime. Se parliamo dell'età moderna, cioè prima, diciamo, dell'età napoleonica, che è quella a cui ha fatto maggior riferimento il collega Antonielli, quella di cui ci stiamo occupando in questi giorni prevalentemente, qualche aspetto diverso rispetto al periodo
post-rivoluzionario, soprattutto post-napoleonico, c'è, se non altro perché è stato proprio Napoleone con il sistema di codici, il sistema legislativo, il sistema amministrativo e statale che ha non solo, come dire, inventato per la Francia, ma imposto anche all'Europa, quello appunto dello Stato che chiamiamo moderno. Ecco, dopo Napoleone, dopo l'età napoleonica, certamente alcune di queste forme cambiano. Prima, in quel lungo periodo che è un lungo medioevo, l'età moderna o antico regime, come lo vogliamo chiamare, ci sono delle varissime forme, però tutte, si può dire, accomunate da una diversità rispetto a quello che ha maggiormente sottolineato Livio Antonielli. Certamente un elemento comune c'è, parto comunque da lui, no? E della sua riferimento non casuale a von Clausewitz e alla concezione di guerra di von Clausewitz, che è comunque una concezione di guerra di resistenza come autodifesa. Esatto. Ed è quello che succede qui con la guerriglia, no? Con le guerriglie, le guerre antinapoleoniche. Allora, in questo senso, questa concezione della resistenza come autodifesa, che nella tradizione, come dire, del pensiero teologico, giuridico, è una forma di guerra lecita, è il bellum iustum. Allora, in questo caso, come molti trattatisti dicevano fin dal Medioevo, non solo le forme sono diverse, ci sono anche forme che non comportano conflitti aperti armati come la guerra. Per esempio, un noto ugonotto francese, che muore tra l'altro come nelle conseguenze non parigine del massacro della notte di San Bartolomeo, cioè Jean de Coras, scriveva che la forma, diciamo, di resistenza che si poteva fare contro i tentativi di imposizione, in questo caso di forme di governo ingiuste, come l'imporre una religione, allora diremmo oggi una confessione, quella cattolica, ai protestanti, cioè ai calvinisti francesi, era, prima ancora di arrivare a un conflitto armato, come poi c'è, si trattava delle guerre di religione, è quella invece di comunicare, non nel senso che la comunicazione, che è lemma termine usato, non è quello che intendiamo noi oggi, non è il rivolgersi a qualcuno attraverso mezzi diversi, media, ma la comunicazione è un rapporto costante di colloquio fra chi governa e chi è governato, diciamo così, fra il principe e i sudditi, non facendo differenze di merito, ma consentendo a entrambi di cooperare per il bene comune di tutti quanti, no? Quindi, ed è resistere. Se una di queste due parti vuole imporre una forma non riconosciuta, allora questa è la comunicazione stessa fra sudditi e principe è una forma di resistenza. E quindi possono essere sia quotidiani che congiunturali da questo punto di vista, possono essere individuali, ma sono prevalentemente collettive in età moderna, quelle che hanno poi più un senso e che esprimono, riguardo alla questione dei fattori fondamentali, un senso di giustizia, che però non va intesa solo come amministrazione della giustizia. Il senso della giustizia è quello
che si trova in tutti gli aspetti della vita quotidiana, che ha a che fare per esempio con la questione anche del fatto che la popolazione delle città o delle campagne, qui è indifferente che si parli di città o di campagna, debba essere sempre mantenuta in una situazione per cui possa vivere bene, cioè, come dire, non abbia fame, non sia impoverita, no? E tutto questo, quindi, sono forme di resistenza riconosciute. Una questione fondamentale che è alla base di tutte le cosiddette rivolte antifiscali è quella delle tasse, ma non a caso, perché si riteneva, e veniva detto, e veniva anche a livello espresso a livello di emblemi, perché c'era una tradizione di pensiero che risaliva poi alla Bibbia, ai padri della Chiesa, che il principe, per intendere chi governa a livello più alto, che opprime i suoi sudditi impoverendoli o affamandoli, è il principe ingiusto, il tiranno, e soprattutto se ti tratta di tasse che tolgono a chi si vede imposto dalle tasse la possibilità di pagarle o di mantenere la sua famiglia, questo, diciamo, non pagare le tasse o resistere a chi voleva imporre le tasse era questione giusta. E sono i casi più frequenti che noi vediamo. Quindi sono veramente tantissime le forme che si esercitano rispetto all'ultima parte della domanda, lo spazio pubblico, privato, le istituzioni. Privato può essere anche un momento, come dire, che noi chiamiamo privato, che è quello familiare, poteva essere anche questo, perché per esempio veniva riconosciuto che nel caso che fossero usate delle violenze da parte del pater familias, cioè del capo di famiglia, nei confronti dei figli, della moglie, anche dei servi, tutte queste figure potessero resistere. Era previsto e veniva ogni tanto praticato, lo sappiamo, insomma, no? Lo spazio pubblico è anche un altro spazio in cui può essere praticata la resistenza. Per l'esempio, diciamo, della storia della monarchia composita ispanica, ovviamente le varie cortes ai vari livelli, no? Con il rapporto, qui si parla di un rapporto istituzionale, quindi fra il re, no? E i vari bracci delle cortes, nella, per esempio, quell'ugonotto giurista e grande, anche tra l'altro grande umanista, di cui vi ho fatto cenno prima, Jean de Coras, che muore proprio nelle conseguenze della notte del massacro della notte di San Bartolomeo, quando parlava di questa necessaria comunicazione fra principe e sudditi, parlava anche di quello che succedeva nei parlamenti francesi, cioè che dove appunto, che erano corti di giustizia come noto, non erano istituzioni rappresentative, ma in cui come dire, il ruolo provinciale, dell'amministrazione provinciale fondamentale, e le richieste, i cahiers de doléances che c'erano già prima dell'inizio, no, della fine dell'antico regime, dovevano essere ascoltati. Le suppliche si presentavano secondo determinati codici procedurali che dovevano essere rispettati perché fossero valide, dovevano essere ascoltate, era una forma di comunicazione, e quello proprio usa ripetutamente, per esempio, Jean de Coras, questo termine, comunicazione, per dire che le richieste, le suppliche, dovevano essere ascoltate, perché se non erano ascoltate, di nuovo, c'era una forma di ingiustizia. Quindi
sono diverse, no? A livello dello spazio pubblico, intendendo lo spazio proprio materiale frequentato dalle persone che si uniscono dagli stessi sentimenti, dalle stesse emozioni, dalle stesse commozioni, come può essere quello privato, come può essere quello istituzionale, appunto, delle quelle che oggi chiamiamo istituzioni rappresentative di antico regime. ¿Cómo se configura la relación entre resistencia y poder y se expresa en las prácticas de los sectores subalternos? Una domanda del genere, dico, mi fa venire in mente la giustizia esemplare, sostanzialmente, e il crimen lese maiestatis, intesi come strumenti attraverso il quale chi deteneva il potere cercava di porre dei piani di legittimazione e integrazione nell'ambito, oltre che di timore, evidentemente così, nel rapporto con la popolazione. Era un sistema per definire uno spazio di potere, perché si definisce in questo modo un territorio entro il quale il potere che si sta costruendo, perché stiamo parlando di un potere che si sta costruendo, configura i suoi confini legittimi. E dall'altra parte uno strumento, quello della giustizia esemplare, che diventa rappresentativo di un modo di intendere il rapporto in cui si pone di fronte al potere chi si è gestito in maniera difforme dal richiesto, con la consapevolezza profonda che non si può assolutamente perseguire la sistematicità del caso, quindi in una logica totalmente opposta a quella, diciamo così, della teorica giustizia tardo settecentesca, ottocentesca, ma che deve diventare elemento pedagogico sostanzialmente. Però quale funzione ha una cosa del genere? Ha la funzione di creare un piano di integrazione. Un piano di integrazione all'interno di un percorso, all'interno del quale poi tutte le forme di legittimazione della resistenza, dell'azione di difesa contro quello che viene a costruirsi, eccetera, eccetera, trova un piano legittimo, come appunto è stato appena richiamato parlando delle suppliche, che diventano uno strumento per eccellenza con il quale il rapporto bipolare fra sudditi inseriti nel sistema, diciamo così, appunto dell'accettazione del loro ruolo e le altre componenti viene a definirsi. Io penso che questo possa entrare. Un altro elemento che diventa molto importante da questo punto di vista può essere anche quello della ribellione come fattore di risposta a determinate situazioni percepite come ingiuste o che sono indubbiamente figlie di forme di oppressione varie, e la ricerca a livello individuale di forme di, sono state definite già stamattina, di promozione sociale, intendendo la promozione sociale comunque sia come forme di risposta attraverso il quale chi si ha le capacità di porsi come soggetto aggregante riesce allora a cercare di proporsi contro le strutture che in posizioni di primato creano queste forme di aggregazione. Io vorrei partire innanzitutto dal sottolineare una questione, perché se resistenza è, come dire, termine presentissimo
oltre che azione, ma è proprio termine, concetto, presente sempre nel periodo di cui stiamo parlando, e anche dopo, lo è anche oggi, ma lo è anche molto prima, proprio esiste come termine, come concetto e anche come pratica, sempre. Quello di potere invece no. Potere è un termine che da un certo punto di vista è troppo generico, potere, dall'altra invece, e adesso cercherò molto brevemente di spiegarmi, configura proprio l'inizio, come dire, di un periodo più teorico che reale, in cui effettivamente quello che noi oggi intendiamo per potere, cioè l'autorità più alta, nega qualsiasi forma di resistenza. Noi non troviamo il termine potere nelle fonti che noi leggiamo, se non molto avanti. Troviamo i vari titolari, troviamo giurisdizione, troviamo autorità e troviamo potestà, ma nessuna di queste significa quello che poi diventa il significato di potere, che ha una sua, come dire, intima assolutizzazione da un certo punto di vista. L'immagine, diciamo, molto significativa da questo punto di vista è quella abbastanza nota del frontespizio del Leviathan di Thomas Hobbes, no? Perché è significativa? Perché il Leviatano, che tra l'altro è raffigurato in questa forma che certamente è umana in parte, ma anche animale, insomma, con tutta una simbologia interna, è, come dire, si impone in maniera nello spazio, e fu studiato, come noto, appositamente da Hobbes. Cioè Hobbes richiese a quello, all'incisore che doveva fare il frontespizio, di disegnare una cosa del genere, cioè concettualizzando, quindi dando visibilità a un concetto e a un pensiero, una riflessione riguardo appunto il governo dei cittadini, no? Dei cittadini però sudditi. Allora questo, no, questo Leviatano emerge, sovrasta un territorio che è praticamente vuoto, è innaturale. Si vede una cinta murata, ma non ci sono le comunità, non ci sono i cittadini, non ci sono i sudditi. Questo è il potere. E come dire, sto naturalmente radicalizzando, ma il potere è questo, prima del potere. Ma questa è un'immagine veramente teorica, quella di Hobbes. Anche dopo Hobbes, dopo la metà del Seicento, continuano, lo abbiamo visto prima, a esistere, no? Non solo le forme di resistenza, ma con la necessità, si sostiene che è necessario che ci sia sempre un rapporto tra chi governa e chi è governato, che debba tener conto di entrambi gli aspetti, entrambe le necessità, non una cosa, come dire, unilaterale. Il potere è unilaterale in quanto tale, il governo no, perché il governo, in base alle concezioni del buon governo, deve essere riconosciuto come tale. Questa è la risposta. Per quello che riguarda l'altra parte, molto brevemente, di nuovo, se parliamo di settori subalterni, parliamo di qualche cosa che ha a che fare, tra l'altro, con la terminologia pienamente ottocentesca. Perché non c'è nessuno che nell'età di cui ci occupiamo noi e di cui ci stiamo occupando in questo simposio non solo usi il termine subalterno, che proprio non è noto, si parla di sudditi, ma non è la stessa cosa, perché il rapporto fra i sudditi e il principe deve essere un rapporto inteso, diciamo, come rapporto di comunicazione, di buon governo. Se si parla di settori subalterni, quando si comincia a parlare su un settore subalterno, il che naturalmente avviene, ma siamo a 800 inoltrato, direi almeno grosso modo
fra il 1830 e il 48 diventa pienamente, pienamente funzionale questo termine, sì, in corrispondenza di una certa politica naturalmente dei vari governi e di una trasformazione della società agraria di antico regime e in società industriale, perché cioè, bisogna tener conto anche di questo aspetto. Allora si parla di settori subalterni, perché quelli che prima di questa età, e sarebbe importantissimo vedere come avvengono queste trasformazioni, ma ovviamente esula da questo, c'è sempre una, come dire, un riproporsi da parte dei sud, dei cittadini che però anche sono sudditi, sono cittadini di una città ma sono sudditi del monarca che è il sovrano di quel regno, eccetera eccetera, di porsi in una concezione che non è subalterna, riconosce di essere, come dire, di non essere, di non avere le titolarità della maestà, ma vuole che sia riconosciuto il suo diritto a vivere in un certo modo. La concezione appunto di subalterno è totalmente estranea alla, oltre che il termine stesso, è totalmente estraneo al periodo di cui noi qui appunto ci occupiamo. E quindi queste relazioni fra di nuovo chi governa e i suoi sudditi è una esistenza, è una relazione che riconosce sempre la possibilità di resistere. ¿Qué papel juegan los grupos sociales, los sujetos, las corporaciones, las comunidades en las resistencias a la autoridad de una sociedad que es corporativa? ¿Qué papel jugaron las naciones como raza, la confesión, el estamento o el género en estos conflictos? Ma mi pare che l'elemento da prendere come punto di riferimento fondamentale è il fatto che siamo di fronte a una società in antico regime corporativa. E quindi quando diciamo corporativa, in realtà la corporazione può essere riconosciuta su un piano strettamente istituzionale, ma è una logica corporativa che si proietta anche su un piano di riconoscimento, come dire, a scatole cinesi, quindi che si compone, si scompone in maniera spesso difficilmente controllabile, ma dietro la quale però ci stanno sempre le forme poi di risposta che vengono proposte da altre realtà di potere. Io penso ad esempio ai fattori di coesione, una domanda che mi pongo sempre, i fattori di coesione straordinaria che riescono ad avere determinati paesi perché facilitati da circostanze che possono essere geografiche, quindi di isolamento di fatto delle popolazioni o di poteri molto marcati o quello che è, riescono davvero fin da età molto antiche a creare anche una nozione di corporazione in queste scatole cinesi molto ampia. Penso all'Inghilterra, al caso dell'Inghilterra che già dalla Magna Carta, quindi in pieno Medioevo, riesce a creare in fondo la macrocorporazione dei cittadini inglesi, che diventa una categoria che permette forme di rappresentatività di questa componente corporativa e che ha talmente pervaso l'animo degli abitanti che si ripropone tranquillamente nella quotidianità odierna, sì, certo, e nel modo di concepirsi oggi degli inglesi. E dall'altra parte io penso una tipica risposta che si ha contro la forma di ribellione che è la ribellione corporativa, cioè la pena del bando, la pena del bando che diventa un elemento fondamentale e che spiega perché prima Angela giustamente diceva che non aveva senso quella categoria estremamente moderna che era stata proposta come identificazione della categoria dei, cos'è si diceva, subalterni. In realtà la questione non è di subalterno, è di chi è all'interno della corporazione o non è all'interno della corporazione, di una corporazione che può permettersi di espellere
e contemporaneamente in questa maniera si crea quella che è la categoria per eccellenza del pericolo, cioè non tanto della resistenza, perché non è detto che sia resistenza, ma che di chi vivendo al di fuori di una struttura corporativa è considerato per eccellenza come soggetto che potrebbe esprimere forme di resistenza, opposizione, violenza. E penso a quella categoria in forme dei vagabondi e compagnia bella, che in tutte le società europee è percepita come la categoria nemica. All'interno della quale poi ci sono delle differenze. Io penso, ad esempio, mi ha sempre fatto molto effetto, la differenza dei poveri. Nella società corporativa, che vuol dire società composta da vari corpi, le corporazioni, per esempio, le corporazioni d'arte, così come le confraternite religiose e laicali, sono corpi, no? Fanno parte di questa società di corpi. Ed è l'idea stessa della società come corpo complessivo, in cui è fondamentale, c'era un accenno prima nella tua risposta, del corpo sociale come corpo politico, ovvero la metafora del corpo politico usata come anche l'immagine per raffigurare, per rappresentare il corpo sociale. In questo corpo sociale e politico ogni parte del corpo ha una sua funzione ed è indispensabile, piedi compresi, perché il corpo viva. Ovviamente la testa ha una funzione, qui ci sono poi tutta una serie di immagini elaborate, come dire, da tempo immemorabile, che sono state anche studiate, no? Che cosa significa questo? Quindi tutto all'interno di questa società, che è appunto la società di corpi, diciamo, d'antico regime, tutti i gruppi che sono sociali e politici insieme, insomma, no? Quindi le corporazioni intese, le comunità che sono una forma, un corpo politico, tutte hanno una loro funzione, un loro ruolo possibile, se necessario, se lo ritengono necessario, nel resistere a chi appunto compie, governa male, eccetera, eccetera. Quanto all'altra parte della domanda, le nozioni come razza, confessione, eccetera, eccetera, allora sulla questione razza io vedrei, per soprattutto per, diciamo, fino almeno al 600 inoltrato, una certa difficoltà, perché non è la razza in quanto tale, cioè quelli che sono identificati come nemici in alcuni casi, perché qui entrerebbe in gioco anche questa questione che viene elaborata in relazione, per esempio, al colore della pelle a partire da un 700, direi, piuttosto inoltrato, no? Quindi non è tanto questo, perché appunto non esiste la percezione della diversità in base, esiste invece quello che è il diverso, e in quanto tale può essere nemico se non si conforma, come dire, a certe regole di comportamento, certamente in base alla confessione, cioè alla religione prima ancora. Allora, i musulmani, i turchi, che magari possono essere poi invocati, se fa comodo, per motivi politici come alleati, no? E la storia europea è piena di questo, lo sappiamo benissimo, però perché sono, no, come dire, nemici? Perché sono infedeli e poi vabbè hanno l'impero che hanno. Adesso questo per quello che riguarda, quindi la confessione religiosa all'interno del cristianesimo, a partire anche qui siamo, come dire, l'anno dopo la celebrazione del cinquecentenario della riforma luterana, la confessione
gioca un ruolo fondamentale, perché tutto quello che già nel periodo, appunto, nel sacro romano impero della nazione tedesca, generalmente detto Germania, si inizia a partire dal 17, poi soprattutto a partire, diciamo, veramente dalla protesta vera e propria, insomma, da quella che è la protesta vera e propria, la guerra contadina del 1525, no? È il ruolo giocato dalla, in questo caso, dalla religione, cioè da queste comunità che sono luterane, che hanno delle rivendicazioni di tipo sociale, ma di giustizia comunque sociale, non sociale dal punto di vista economico, è fondamentale, è chiaro. Se pensiamo alla guerra di religione, che sono guerre civili in Francia, è la stessa cosa. Ma insomma, tutta l'Europa, fra 5 e 6, se pensiamo alla guerra dei 30 anni, 1618-2018, quest'anno sono iniziate, anzi sono già iniziate da prima, come dire, tutta una serie di iniziative a proposito appunto della guerra dei 30 anni. La guerra dei 30 anni è certo detta come una guerra totale, guerra mondiale, ma è per motivi religiosi e confessionali. E chi le varie confessioni, no? In un'Europa già molto diversificata, cioè prima appunto cattolico-romani, luterani, calvinisti, all'interno dei luterani, all'interno dei calvinisti, tutta una serie di diversificazioni, sono tutte, come dire, forme possibili e, come dire, veicoli possibili. Lo stamento è, come dire, lo status, l'abbiamo detto prima. Il genere, ho fatto l'esempio quando appunto ho fatto la relazione che sono stata invitata a fare, il genere, cioè nel senso genere femminile, no? In questo caso ha un ruolo riconosciuto che di fatto in queste forme di resistenza, che sono appunto soprattutto i tumulti, no? Le commozioni, ma che è riconosciuto anche, come ho detto, no? In alcuni casi come legittimo.